Ma certo, ogni elezione ha una storia a sé, diverse le persone, diversi numero di candidati, ma indubbiamente noi oggi rappresentiamo un punto di riferimento importante in città, sembriamo nettamente insomma, avanti anche come sul voto di sindaco, abbiamo delle liste che hanno preso degli ottimi risultati e buoni voti, credo che sia sicuramente un passo in avanti. Adesso però, come tutte le cose, quando si va al ballottaggio si ricomincia da capo. Noi proveremo a spiegare a tutti i nostri concittadini l'importanza di partecipare attivamente affinché si possa dare veramente una svolta nuova. La partecipazione noi la vogliamo sia al momento del voto, ma speriamo di averla anche dopo. È il nostro modello con cui vorremmo amministrare questa città. Pertanto ci auguriamo appunto che tanti cittadini tornino a votare al ballottaggio e possano in prospettiva anche favorirci. Io vorrei mettere un po' di sale a questa minestra e anche un po' di pepe, cerchiamo di essere un attimino più, però in realtà questa tornata ci sono solo quattro candidati sindaco, tenendo in considerazione che diciamo che bene o male le previsioni erano queste, diciamo, no? Ma andando poi al ballottaggio, domani si lavora dal ballottaggio in poi, se dovessimo andare avanti con la somma aritmetica dei voti, allora a questo punto dovremmo cominciare a assumere un po' più di carboidrati per aumentare la corsa, perché se no insomma diventa difficile. Ma l'analisi è una provocazione la mia, certo, certo. No, ma l'analisi del voto a parte si deve fare con i dati definitivi. Ora non voglio fare il politico di professione, non lo sono tu. Si sta allenando. No, ma bisogna lavorare, ragionare sui voti effettivi, però il nostro, essendo un movimento, un voto fortemente anche di opinione, crediamo che chi ci ha sostenuto sarà molto motivato a confermare questo consenso e credo potremo anche avere altri consensi, senz'altro. E quindi la vostra strategia all'inizio, quando fu presentata furono presentate le liste, la campagna elettorale e tutto il resto, il vostro non schierarvi, quasi tutti vi dicevano vabbè, alla destra è l'antagonista insomma della sinistra, invece voi non vi siete schierati proprio in virtù di questa previsione. Ma perché il nostro fondamentalmente il progetto è un progetto di natura civica che parte dal basso, è partecipativo, è un progetto che parte da lontano, sono ormai 4 anni che il Movimento Città Viva opera, si è ampliato acquisendo ulteriori energie, ulteriori risorse, di pregio a mio avviso. E tant'è vero che appunto è stato premiato quando le nostre liste superano a questo momento con i dati che abbiamo abbondantemente il 30%, significa che comincia a essere un consenso non soltanto del candidato D'Anna, che la volta precedente ebbe un consenso personale che raddoppiò la sua unica lista, in questo caso ho ancora un margine diciamo, di voto d'opinione, ma anche le liste, quindi il radicamento nella città attraverso i candidati delle 3 liste che mi sostenevano è abbastanza forte. Questo credo sia un dato estremamente importante da cui partire e che ci fa ben sperare per il futuro. Come sicuramente percepiranno a casa, clima disteso, assolutamente disteso, da domani cominceremo a pensare alle prossime 2 settimane. Assolutamente sì, assolutamente sì.